Ciao! Allora, oggi facciamo una collana semplicissima, solamente che è un po' più lavorata perché dovremo ora adoperare l'ago abbastanza. Allora, statemi a sentire, adesso vi dico l'occorrente. Servirà del cotone bianco numero 8, cotone blu numero 8. Ho preso l'uncinetto, quello 1.0, servirà l'ago da lana e serviranno delle perline bianche e blu. Allora, hai una calamita. Questa volta metto la calamita dietro perché non la voglio fare tanto lunga perché questa è, penso che sia carina abbastanza corta. Le solite calamite, queste le prendo sul più grande rivenditore, lo sapete, online, però queste sono eccezionali come calamite. E niente, adesso andiamo ad iniziare e vi faccio vedere quello che ho in mente. Iniziamo facendo 10 catenelle. Vedete che 9 e 10. Le chiudete sulla prima catenella, maglia bassissima. Io faccio 2 catenelle a questo punto perché 3 mi rimangono troppo alte e faccio 21 maglie alte, sarebbe 22 con le 2 catenelle praticamente dentro al cerchietto. Dobbiamo fare 22 maglie alte. Perlomeno ho fatto 6, 20, 21 e 22. Andiamo a finire sotto la prima maglia alta. Questa maniera, perché almeno non rimane il buco al centro qui, e chiudiamo con una mezza maglia bassissima. Fate una catenella e lasciate un pezzo di filo circa una ventina di centimetri. Tagliate il filo. Come vedete, questi penso che l'avete fatti tutti, questi cerchietti, e adesso ne facciamo uno blu. Facciamo sempre le 10 catenelle. La passate dentro al cerchietto bianco, le catenelle. Prendete sempre sulla prima catenella e fate una maglia bassissima solito per chiudere. Cerco di velocizzare il video in modo che poi vi spiego benissimo come ho fatto le altre cose. Allora, 2 catenelle e prendendo sempre il filo per fermarlo, rifaccio dentro questo cerchietto di catenelle blu le 22 maglie alte come ho fatto su quelle bianche. Praticamente giro piano piano le catenelle e i cerchietti praticamente andranno a incrociarsi perché ne dobbiamo fare 2 per 2. Di questi cerchietti, sia uno bianco che uno blu, lasciando sempre un po' di filo lungo quando lo finite, perché ci servirà per attaccare le perle. Questo lo posso tagliare. Rifaccio le 22 maglie alte e poi ci ritroviamo.
quando ne avete fatte 10-12, cercate di far uscire fuori le maglie alte da dentro il foro, in modo che rimane più semplice finire poi il cerchietto. Io ne ho fatte 14. Vado a finire sempre sotto la prima maglia alta, maglia bassissima, catenella. A questo punto però questa la lascio lì. Allora, siccome mi sono preparata, aspettate, non è che sono impazzita. Un momentino, vi spiego perché questa volta non voglio tagliare il filo. Allora, io mi sono già preparata il pezzo della collana. Guardate, praticamente ogni due cerchietti, uno blu e uno bianco, quando metto i due bianchi dalla stessa parte, metto le perline blu. Quando metto i blu dalla stessa parte, metto due perline bianche. E questo l'ho fatto da questa parte. Allora, siccome ho finito praticamente con il filo bianco, qui andrò a mettere. Due perline blu infilate normalmente, guardate, uno e due. Mi sono dimenticata di dirvi che le perline sono 0,8 mm e poi alla fine vi dirò quante ne servono in tutte, perché praticamente questa è metà collana e da quest'altra parte l'ho preparata e ne ho fatta un'altra metà. I cerchietti ne dovete fare 2, 4, 6, 8, 10, 12 da una parte e 12 dall'altra parte della collana. Perciò questi sono gli ultimi due cerchietti che ho fatto adesso, l'ultimo che insieme a voi, per farvi vedere praticamente come assemblare la collana, perché questa, per fare i cerchietti, penso che li sapete fare tutti. Spero che questa Mirella, che sarebbe una delle prime iscritte da quando ho iniziato a fare i video, che mi dice sempre che non gli viene bene le cose, questi penso che li saprai fare anche tu, di sicuro. Allora, messe le due perline blu, andate ad infilare dove sta praticamente il filo dove avete finito quell'altro cerchietto, vedete? E prendo dalla stessa parte, guardate. Allora, questo filo, siccome a me le perline mi piacciono belle ferme, lo sapete, le ripasso due o tre volte. Allora, ci dà fastidio il filo, prendete un pezzetto qui, spero che mi vediate bene, andate dall'altra parte della maglia alta e rinfilate un'altra volta le perline blu e tirate bene il filo, guardate, in questa maniera, vedete, in modo che questo va a finire. La punta, praticamente la catenella va a finire quasi dentro la perlina. Spero che riuscite a vedermi bene. Poi prendete da una parte fermate il filo al solito, come faccio sempre io, tirando bene. Vedete?
tirate il cerchietto. Questi cerchietti praticamente, se volete farli rimanere fermi, potete prendere praticamente la colla vinilica o il vinaville, come penso che mi capite meglio, e praticamente ritoccate malapena tra un cerchietto e l'altro, in modo che rimangano proprio. Allora, se volete mettere, prima di tutti cercate sempre di mettere tutti i cerchietti dal diritto, vedete? Perché può darsi che si girano, vedete? Mettete sempre i cerchietti dalla parte diritta. Se volete, mettete una puntina di vinaville da questa parte e l'attaccate, così non vi si muovono e vi rimangono proprio tutti ben fatti e piatti. Allora, così adesso finiamo di fermare queste perline blu che ho messo ultime. Sulla lana, ma ecco, riprendete da quest'altra parte, ripassate dentro le perline, andiamo a finire sempre da quest'altra parte dei cerchietti. Prendete sempre un filo soltanto e tornate da quest'altra parte. Tirate più che potete in modo che le perline vi rimangono proprio, vedete, ferme e non vi si muovano. Al solito prendo un pezzettino, proprio un filo sopra. Lo tirate, ecco, in questa maniera, così non vi si sposta. Andate a finire dietro al cerchietto e lo fermate sotto, praticamente sotto le maglie alte, perché tanto una volta che l'avete fermato sopra, questo non vi esce più. Questa maniera, che tanto non si vede. Tagliate il filo. Io adesso ho fatto vedere solo come attaccare due perline e come fare due cerchietti. Per il resto penso che ci arrivate, le fate da sole, vedete? Allora, ne ho fatti 12 da una parte e 12 dall'altra. Adesso, sempre con l'uncinetto, su questo blu faccio 1, 2, 3, 4 catenelle. Prendete un uncinetto fino, mi sono dimenticata di dirvelo, che vi passa sulla calamita. Se non volete mettere la calamita, fate più cerchietti, non succede niente, la fate più lunga e vi entra da sopra la testa. Io, siccome non l'ho voluta fare tanto lunga, perché voglio provare a farla, adesso vi spiego perché, come. Allora, ecco, io la calamita al solito faccio le 4 catenelle, ritorno su facendo delle maglie bassissime. Passo sull'ultima catenella. Questa volta possiamo tagliare il filo. Adesso vi faccio vedere cosa mi sono inventata.
fare il filo al solito dietro, così la calamita non si muove. E vado giù, al solito come ho fermato gli altri cerchietti con le perline, lo fate anche con la calamita. Penso che e questa è metà collana. Come vi ho detto, io penso che lo metterò, poi ve la faccio vedere quando ho messo un po' di vinaville che rimane attaccata proprio bene. Adesso attacco la calamita da questa parte facendo la stessa cosa, faccio le 4 catenelle, tanto con questo mi basta. Prendo sotto 1, 2, 3 e una 4. Prendo l'altra metà della calamita. Inquadrarvi tutto bene, la passate dentro e faccio le 4 maglie bassissime. Ho preso bene il filo, eccolo. Ho lasciato un po' corto, però dovrebbe bastarmi ugualmente. Eccolo. Tre e una 4. Lavo, fermo anche questa e poi ci ritroviamo. Guardate, queste solite calamite che basta avvicinarle si attaccano. Allora, adesso qui da piedi, siccome non volevo farla tutta uguale, se uno gli piace può farla tranquillamente tutta uguale, io però ho pensato un'altra cosa. Allora, prendo il filo blu perché i cerchietti ce l'ho blu. Guardate che ho pensato. Poi se vi piace lo potete fare anche voi, se no la lasciate tutta normale con le perline. Allora, adesso questa un attimo la metto da parte, poi la riprendiamo. Infilo 5 perline bianche. 1, 2, 3, 4 e 1, 5. Devo vedere se penso che ne metto 6. Allora, 6 perline bianche, vedete? Allora, lasciate il filo da questa parte, un pezzetto, annodate il filo. Bene, in modo che rimanga cercate di tirarlo più che potete. Quando state facendo questa cosa, più lo tirate, ecco, ok, prendiamo una perla blu e questa la metto al centro delle 6 perline, vedete? In questa maniera la prendo da una parte e faccio una catenella, in modo che non si muova, vedete? Penso che
questo punto riprendiamo la collana e io la metto al centro. Allora, prendete prima da una parte, cercate di fermarla bene, come vi ho detto prima, mi raccomando, quando andate a fermare le perle passatele magari sempre più di una volta, in modo che le potete tirare benissimo. E poi passo un'altra volta al centro e vado a finire da quest'altra parte. Qui. Adesso lascio un pezzetto più lungo perché allora rifaccio il nodo. Vedete, non è difficile, tranquille che poi rimane carina. Riprendiamo quest'altra parte della collana, prendete praticamente sempre dove sta la catenella in modo che si nasconde. Al centro cercate di fermare il fiore, ma fiorellino di perle, facendo qualche catenella in modo che non vi si muova. Ecco. Adesso fermo i fili e poi ve la faccio vedere finita. Quando fermate il secondo filo, scusatemi, ma ci ho ripensato, io ripasso praticamente un'altra volta dentro le perline per arrivare da quest'altra parte, perché uno l'ho fermato qua dietro di filo e questo lo fermerò da quest'altra parte, anche perché le perline rimangono più ferme. Andate sempre dalla parte rovescio dei cerchietti e cercate di fermare i fili più lontano possibile dall'inizio. Quando siete arrivati a questo punto, io ho preso solo il tappo del vinaville, prendete un po' di vinaville, mettete i cerchietti tutti e due dal diritto, mettete il vinaville sul bianco e l'appoggiate sempre, guardate, in questa maniera, così non vi si girano e vi rimangono piatti. Vedete, semplice, non niente di complicato, però questo serve che praticamente i cerchietti rimangono tutti diritti. Spero che anche questa collana vi sia piaciuta. Adesso io li rifinirò tranquillamente da sola e poi vi faccio le foto e ve la lascio davanti. Ciao, alla prossima!